Davide Margogna, allenatore dell'Argentario Calisio. Davide, alla fine si chiude un'annata con questa sconfitta, ma un bilancio complessivo di questa tua stagione? Beh, allora, un bilancio complessivo, diciamo che tutto sommato la squadra è cresciuta, c'è molto lavoro da fare ancora, soprattutto sui singoli, perché il gioco di squadra poi, diciamo, dipende molto dai singoli. È un gruppo che ha fatto bene, poteva fare di più, ha i mezzi per fare di più. È chiaro che giocare una partita contro una squadra come quella di Monica sicuramente ti mette della pressione psicologica più che tecnica, però insomma, diciamo che tutto sommato siamo abbastanza soddisfatti. Alla fine, per quello che si è visto durante tutto il campionato, e Trentino Volley contro Rovereto è un po' la finale più giusta, diciamo così? Sì, no, infatti assolutamente, per i valori espressi in campo durante l'anno non c'è dubbio che sia la finale giusta, insomma. A me poi dispiace per Matteo che insomma purtroppo si è fatto male, sono i rischi del mestiere, mettiamola così, però insomma è un ragazzo che ci tiene molto, che è molto serio, e quindi mi dispiace proprio. È chiaro che anche con Matteo la finale comunque contro l'Itas è proibitiva, però non averlo toglie moralmente, tecnicamente tanto, moralmente ancora di più secondo me, perché diciamo che toglie parecchie castagne dal fuoco, oltre che a livello di gioco anche a livello di disposizione in campo, di aiuto, quindi però vediamo, la pallavolo riserva sorprese. Ricordi che tu un bilancio invece complessivo di questo campionato, che ti è sembrato a livello di livello? Alla fine sono arrivati in Final Four 4 squadre di 3 società. Sì, allora vediamo che il livello si è, secondo me, è alzato un attimino. Secondo me è vero che poi sono arrivate 3 società che poi in realtà non so se si può dire, ma sono 2 in realtà, perché poi Villazzano, diciamo, fa un po' bacino d'utenza per quelli che vengono da Trentino Volley. E c'erano altre 2 squadre che secondo me erano a un livello comunque più che discreto, che sono Primo Volley e C9 Arco, che lavorano tutte e 2 sui giovani molto bene tutti gli anni. E gli è mancato a loro qualcosa un pochino, sia a livello fisico, nel senso che sono tutte e 2 squadre abbastanza piccoline, a parte un paio di elementi, e a livello di gioco. Però sinceramente il fatto che siano arrivate queste 4 squadre è dato dal fatto che forse un po' più bacino d'utenza riescono ad averlo, vuoi Trentino Volley perché ha un richiamo, e vuoi Argentario perché comunque è andata a pescare un po' a Rovereto anche alcuni ragazzi, e ce ne sono anche un paio di parecchio interessanti, oltre al gruppo, diciamo, che viene da Trento. C'è ancora parecchio da fare comunque, perché dobbiamo per riuscire a portare un po' i nostri campionati giovanili a livelli anche extraregionali, c'è parecchio da fare. Sì, assolutamente, c'è parecchio da fare. Io credo che a livello tecnico si possa lavorare molto bene anche con i ragazzi che abbiamo. A livello fisico però noi paghiamo un'evidente difficoltà in termini di centimetri. Noi, non dico noi come squadra nostra, in generale più per tutte le squadre, insomma, a parte Trentino Volley, ecco. Quest'anno Monica è riuscita ad assemblare un gruppo con anche dei centimetri oltre che della tecnica, ma tutte le altre società fanno fatica a avere ragazzi insomma sopra il 1,80 m, che tutto sommato è un'altezza discreta per l'under 16, ma non esagerata. Quindi quello secondo me è un po' quello che cambia l'ago della bilancia, ecco.